Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. L'Assemblea legislativa ha proseguito l'esame del disegno di legge in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Numerosi emendamenti sono stati presentati dal gruppo Fratelli d'Italia, approvati alcuni del Movimento 5 Stelle in materia di unioni civili. Il Consiglio regionale si è dotato di linee guida per l'eliminazione degli stereotipi e di tutte le discriminazioni linguistiche basate sul genere. Il lavoro, intitolato La parola cambia il pensiero, è stato presentato a Palazzo Lascaris in occasione dell'8 marzo. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Il linguaggio deve essere un linguaggio neutro, questo ci dice l'Accademia della Crusca, non bisogna utilizzare il maschile inclusivo e quindi è stato fatto tutto un lavoro elaborato per quanto riguarda gli atti legislativi, i regolamenti, la comunicazione giornalistica, il web, ed è stato presentato oggi il completamento, diciamo, di questo straordinario lavoro. Nella giornata internazionale della donna, la Consulta regionale delle elette in collaborazione con Agis ha proposto la proiezione del film 7 minuti di Michele Placido per le studentesse e gli studenti degli istituti di primo e secondo grado del Piemonte. Stefania Bazzella, presidente Consulta Elette. La Consulta delle Elette ha deciso di proiettare questo film 7 minuti come giorno di riflessione e occasione per riflettere sui diritti delle lavoratrici. La parità dei diritti è ancora lontana e quindi dobbiamo ancora fare un grande lavoro e il nostro impegno sarà orientato in tal senso. Il Corecom ha inaugurato nella sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione a Cuneo, in Corso Kennedy, il nuovo servizio di web conference per la conciliazione gratuita sulle controversie tra privati e gestori telefonici. Il lavoro qualsiasi, il lavoro che vorrei, il lavoro che non ho, è stato il titolo della tavola rotonda organizzata dalla Consulta femminile regionale con la consigliera di parità e l'assessorato alle pari opportunità, che si è svolta al Cinema Classico di Torino in occasione della Festa della Donna. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale. Il messaggio che passerà questa sera in questa sala sarà quello legato al lavoro, all'occupazione, ai tanti successi che le donne hanno ottenuto in questi anni. Momenti di fatica, ma devo dire anche momenti di gioia e di soddisfazione che si lasciano in eredità alle giovani generazioni. Un impegno a favore del dialogo, della solidarietà, della giustizia e della pace. Con questo obiettivo, il coordinamento interconfessionale Noi Siamo Con Voi ha presentato presso il Centro Italo-Arabo di Torino e con la presenza del ministro Angelino Alfano il convegno allo straniero, in programma il 22 marzo a Palazzo Lascaris. Oltre 15.000 persone hanno partecipato il 5 marzo a Torino a Just a Woman I Am, corsa non competitiva a sostegno della ricerca sul cancro, organizzata dal Sistema Universitario Torinese e giunta alla sua quarta edizione. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.